Ebbene, amici, fratelli della congrega, come va? Io ho i miei momenti di debacle, poi mi riprendo. Io non sono uno youtuber qualsiasi, anzi, non sono uno youtuber, perché sebbene da qualche tempo, un paio di mesi a questa parte, monetizzi cifre irrisorie, veramente ridicole, due spiccioli, faccio altro, scrivo per due riviste di cinema, a differenza degli altri che non scrivono, non voglio obiettare. A riguardo, in merito, non so se sono persone, siano persone emerite o meno, che meritano, ma comunque svolgo molteplici attività. Ora, la mia è un'attività magmatica, vulcanica, a volte magnetica, io sono il falotico, e questa sarà una recensione tra il serio e il faceto, un divertissement, perché io soffro di malinconia, ma anche di brillantezza. Che ogni malumore porta via. Ebbene, belli guaglioni e ratti agonadici, se vi imbatterete nel pazzo che sono io, non nel Ebbene, belli pezzo guaglioni e ratti sottostante. agonadici, se vi imbatterete nel pazzo che sono io, non nel pezzo sottostante, anzi già l'adocchiaste di preview disarmante, immantinente penserete questo è fuori. Link in descrizione. Chi mai leggerà o vorrà pazientemente leggere il 2022, 2022, cioè periodo tempestato dalla frenesia e dalla sveltezza giornalistica d'accatto, miei accatoni, cercando i miei libri sulle maggiori catene librarie online, questo è un piccolissimo lavoro di promozione, e accattatevi. Infatti un papiro pieno di lessicali, ghirigori e arzigogoli interminabili. E io sono un uomo intermittente, a volte afasico, alterno periodi solari a periodi di cupezza e alternerò questo video, immagini che scorreranno, tratte anche dal set, diciamo, paparazzate. Voi state ben spaparanzate a quest'ora? Spero possiate vedere e godere, fruire e giovarne, ecco, di questo video. Arzigogoli interminabili, c'è una recensione a mo' di geroglifico incomprensibile da decriptare, decifrare senza che si abbisogni di spiegazioni, lavagnette a scopo didascalico, simile finale di Shutter Island, e citazioni fra parentesi. E fra parenti, ecco. Hai chiuso la parente, Totò Peppino e la mala femmina. Vi Pasqua. incontrerete a Ora, Pasqua. Tanto per essere chiari bisogna fin da risolvere. principio, la prima parte non è mia, non è plagiata, ma copia e incollata, cioè digitalmente scritta e sotto appiccicatavi, da questo link che qua vi appioppo. Ecco. Lasciando stare la forma grammaticale dell'articolo riportatovi abbastanza corretta, va messo senza infingimenti, a prescindere dalle virgole usate ogni quattro righe, congiunzioni nostre neuronali che saltano durante la lettura, che è piuttosto giusta, anzi fin troppo politically correct, e dopo vi sarà la mia finale freddura, anzi molte, intanto leggiamo, io l'ho già letta, voi amate i gialletti, te piace Marco Giallini? No, così, tanto per chiedere, ma non perdiamoci in chiacchiere, in quisquilie, in inezie, in futilità, in voli da pipistrelli, no, futili, per l'appunto pindarici voli di calibro erano necessari, miei rettili, derelitti e reietti umani, disumani, dei più miserrimi. Ecco il pezzo, The Batman quando Hollywood fa così è da perdere la testa. A sorpresa, questa quinta versione del personaggio per il cinema è una delle più coinvolgenti e riuscite in assoluto. Sintetizziamo, per dovere di cronaca, no, per dovere di minutaggio. È la rappresentazione dello spirito di Gotham City, comunque potete leggerla, ripeto, c'è il link sotto. Città derelitta in cui niente migliora mai, che sembra assistere solo di notte e con la pioggia ricettacolo. Assiste, no, esistere, scusate. Ricettacolo di criminali e corruzione. Un mondo in cui The Batman fa battere un cuore sentimentale soffocato da tutto questo nero. Nero cosa? Ah, nero così. Ve l'ho figurato. Un uomo che non è sfigurato, ma forse l'enigmista sì, perché stavolta, nonostante la presenza del pinguino e dell'enigmista, è chiaro che il nemico vero di Batman è questa città ingovernabile nella quale, lo dirà lui stesso, nonostante siano 2 anni che agisce il crimine, addirittura peggiorato, Gotham è la sua nemesi. Voi vi identificate, quindi c'è una simbiosi nel Batman. Ecco, perché per l'appunto sia Reeves che Pattinson portano al personaggio delle note da rabbia adolescenziale eccezionali e di niente. Batman è un ragazzo che non si integra, poco popolare, che fuma tante popolari o si fa di canne. Poi c'è un'eroina anche, oltre alla cocaina, no, chiuso in se stesso e nel proprio dolore. Batman ha il trucco nero intorno agli occhi. È accompagnato dalla band simbolo della Teen Angst in Nirvana. Batman è un ragazzo che scopre che molto del suo idealismo, di quello che sapeva su di sé, sulla propria famiglia, non è vero. Simil Joker, quindi, ma qui non c'è Joker. Ovviamente Batman trova in Catwoman una sbandata.
Sì, si piglia anche una sbandata, come si suol dire, perché subito scatta il colpo di fulmine, lui è innamorato, la osserva, è un voyeur, come lui con cui coltivare, l'erba del vicino è sempre più verde, e tu pensa al tuo orticello, no, uno strano sentimento fatto di affinità. Ecco una detective story classica, hardboiled, da voler essere cinefili, che scorre liscia in un caos notturno, la pioggia di Gotham, mondo marcio e piovoso, Bruce Wayne, The Batman è una vera impresa, un cinecomic come ancora non ne avevamo visti, Matt Reeves, il villain, il pinguino ai margini di tutto, un personaggio secondario, mentre l'enigmista arriva quasi alla seconda metà del film, non è vero, è nella prima ora. E Paul Dano è subito stonato, l'unico membro del cast in overacting, poi abbiamo il Carmine Falcone di John Turturro, criminale con tutto in mano e personalità al tempo stesso, dimessa familiare corrotta, non corretta. Il polipo con i suoi tentacoli in tutta Gotham, avatar perfetto del padre da tradire e metaforicamente uccidere, quello che mente, truffa e distrugge la vita dei figli, che poi è una figura che non manca mai nel cinema di ribellione adolescenziale. Voi avete un pater familias, una figura, diciamo, che possa educarvi, iscrivervi a un liceo pedagogico, pedagogizza, istruisce, ecco, moralizza, castra le gioventù a venire, forse con Catuma, non lo so. Dicevo, allora, facciamo in serie, forse no. Ecco la mia replica da Joker. Basta col paternalismo, col solipsismo, con gli egoismi e con le paternali e con le morali. Forza, su di morale, dai. Allora, ora questa recensione è un bidone, è niente di quello scritto, vi corrisponde al vero, non la mia. Quella da me sintetizzata e presa in questione. In vero, non siamo in inverno, ma è primavera. In verità vi dico sì, io che non sono onnisciente, non credo all'onnipotente, quindi celebrerò la Pasqua, no, ma molto sapiente che poche persone le quali erroneamente si spacciano, sono spacciatori, no, per critici, frettolosamente, sono veramente intelligenti, non sono deficienti, ma se vogliamo essere onesti, non sanno quasi niente. Pontificano, e credono anche al pontefice. Habemus Papam, sulla settima arte, non solo sparlando del vicino di casa, non lo so, le liti e le lotte condominiali, no? Anche di ogni persona con faciloneria da coglione, dei più deplorevoli e ignoranti, attenendoci comunque sia a questo articolo sciatto e un po' tirato via, come si suol dire, The Batman di Matt Reeves è esattamente così come descrittoci. Dunque, che dico? Deliro e mi contraddico? No, vi suggerisco di aprire gli occhi, di guardare Apri gli occhi, il remake, non è male, Vanilla Sky, Quincy Cruz, e arrestare me, no? Attestare con obiettività e lucida cognizione di causa. Entreremo in causa giudiziaria, riflessiva in galera, ti mando, altresì saramente recensore che proprio in virtù o a causa delle ragioni genericamente, siamo uomini o caporali, genericamente, caporalmente, non lo so, lei è il capo dei capi, è espresso nell'articolo, citatevi qui, ficcatevi, The Batman è un film che poteva piacere al sottoscritto a 15 anni, ma oggi ne ho 42, quasi 43, e ne dimostro 13. Allora, ma a parte gli scherzi, Pattinson non è un grande attore, ha una gamma espressiva più limitata di un boomer, il quale sceleratamente sbandiera 420 di essere dotto, falsità assoluta, comico, oserei dire assurdo, forse astratto, ma la cui varietà, ecco, e qui voglio imitare un Balanzone, no? Con la sua parlata fresina bolognese, no? E apertura mentale invece a sua volta più minuscola di un Molusco, ma lì in mezzo alle gambe ha un muscolo. No, dicevo, il vecchietto ammirge, ma è Pattinson per la sua bellezza e il suo talento di crescita, cosicché dice, un bel bravino, smentendosi 5 minuti dopo, perché nel frattempo si è recato su Google e ha rinvenuto le nuovissime foto di lui, no, lui è anonimo e sconosciuto, Pattinson, Robert, no? Accompagnato per strada da una bella figliuola, anzi, bando ai francesismi, il vecchietto assistette, ma è seguito l'assistenza sociale, no? A Pattinson immortalato assieme a un'enorme figa con tette più grosse di Eva Notti, che siano fake tits o vere e che siano inquadrate male, in maniera scura, come questa fotografia scurissima di questo film, no? E di notte, o vere, il risultato non cambia, non importa, il vecchietto arriva in zona erogena, no? Infarto, e viene spappolato di cirrosi epatica per immediato sentimento devastante di antipatia poco empatica. Lui esplode di rabbia, in silenzio pensa, sono più bello e bravo io, come no? So come sono fatti i vecchi viziosi, rancorosi, che essendo in andropausa da una vita rosicano e di rancori ribollono di ire pericolose che si scagliano contro i giovani e in fiore, a livello ormonale calorosi, al fine non tanto finissimo di castrarli in un nanosecondo, urlando perfino loro, dovete ancora mangiarvi, pagnotti, siete dei nanonanisti e se continuerete ma masurarvi, ecco, linguaggio si depaupera, miei paperini,
Non so il cervello, non combinando cazzo mattina sera, no, a sera, la vostra vita andrà a mignotte per la Madonna, non bestemmiate, Dio porzi. Ma se lo dice lui che lavora 20 maggiori siti a luci rosse, si lamenta di essere povero in canna, in quanto sputtana tutta la pensione con le puttane, costui va giustamente sputtanato. Comunque i porno li guardiamo tutti. Ecco, e se qualcuno afferma di non guardare, mente spudoratamente, voyeur, io vi guardo. Ebbene, non tutti i vecchi sono invidiosi, gelosi e bavosi. Non generalizziamo e non caporalizziamo, su via. Non facciamo di tutta erba un fascista, no, un fascio. Avete mai visto il film L'erba di Grace? Allora, è un fascio di loro nervi poco saldi. Molti sono così, in effetti, ciò è indubbio tutto attaccato, cioè non ci sono dubbi. Gli altri sono, in effetti, affetti da demenza senile, sono in ospizio oppure sono morti. Insomma, se prima furono cazzuti come Danny Glover di Arma Letale, ora sono Glover di Nonno Scatenato. Io ho detto tutto lapidariamente, più che altro, non sanno neanche più recitare una piccolissima poesia di Natale, in quanto sofferenti di afasia, oltre che di ansia, ecco. E di ipocondrie, e di melanconie, e rimbambimento mentale dei più devastanti. Nemmeno una pappardella a memoria. Mangiano la papina, credono la papa, si fanno chiamare papini. Uè, bella zio! E usano il pappagallo, oppure sono come Willem Dafoe di The Lighthouse. Ho detto tutto per l'ennesima volta, e torniamo alle paternali, no? Per dovere d'onestà e di beltà, Pattinson è un bell'uomo, ma erano più belli rispetto a lui, Brando lì, e Johnny Depp che cosa? Johnny Depp non è mica morto, praticamente sì. Amber Heard gli sta divorando il conto in banca. E adesso si sta tenendo la causa, no? Per diffamazione, diffamandolo in quanto Johnny non arretra della sua pensione, no, posizione del Kama Sutra, che fu, no, ideologica, sostenendo infatti che Amber meritava degli schiaffoni pur essendo una sberla, in quanto puttanone. È vero, Johnny ha ragione, non rompetegli più i coglioni. E voi, bambagioni e bambinoni? Finitela di pensare che l'adolescenza sia uno stato mentale da abeti tenebrosi, malinconici, tanto idealisti e romanticamente nichilisti, quanto speranzosi e niente affatto cupi, bensì di purezza incantevole nei cuori, apparentemente neri, in realtà luminosi. No, io a 16 anni non ascoltavo Nirvana, neanche adesso li ascolto. Già mai infatti compresi se soffrì ecco, di depressione e assunsi delle compresse, lei riesce a comprendermi, di senilità precoce o di oligofrenia atroce. Che sia io quindi il Peter Pan di Fine Neverland? Ma non lo so, ma veniamo a noi figli di Troia. Allora, l'incipit di Batman, l'articolo determinativo non si usa in italiano, davanti ai nomi propri di persone, tranne a Bologna che dicono la Paola come sta. E la Antonella, che lì è più difficile, lì c'è l'apostrofo. Antonella, l'incipit di The Batman è identico a Blade Runner, Pattinson, più che figo dall'anima inquieta che piace sempre alle sbambine che si bagnano più di Gotham City, e ai miei uomini da Barbie e barbosi e non sbarbati, che vogliono il topo, no? Il tipo da fisico asciuttissimo, ma non economicamente l'asciutto, dunque già arrivato, coi soldoni e il macchinone, dicevo, Pattinson sembra un drogato di Piazza Verde di Bologna, con la differenza che Pattinson Bruce Wayne non finirà in rovina, ma al massimo in rehab. Va riabilitato, in riabilitazione, no? Poi ricatterà, o raccatterà, un infermiere in ospedale chiedendole di dimetterla subito dietro una sveltina. No, di dimetterla lei, no, lui lo mette, di dimetterlo subito dietro una sveltina con tanto di lauti, quattrini e largiti lei in camuffa, con tanto di mascherina, mascara e super mascherone, no? Per passare inosservato e recitare la parte del pulitino. È mica un ricchione questo qua. Tornerà a casa, beve lì e si farà di nuovo anche la nuova accompagnatrice rimorchiata su un sito di escort dell'Holly, scusate, dell'Hollywood Accord. Si rifarà poi il look e sfilerà in passerella con un'altra super passerone. Dicevo, allora. Perché sa che The Batman è un film di merda per nerd, per uomini mai mai o mal cresciuti che lo osannarono ancora prima di vederlo, quindi vi consiglio Peter Pan, no? E che è giusto combattere per una giusta causa finanziaria. Se considerate questa mia recensione delittuosa e mostruosa, chiamatela Neuro e fatevi ricoverare. E non direte mai che il film fa schifo, perché vi siete oramai da una vita prostituiti da lingue marroni. Eh sì, leccaculo e donne che leccate anche, non solo quello, E perciò uomini facilmente impressionabili e suggestionabili, abbindolabili, uomini smidollati, qualunquisti e pressapochisti, cioè pressapoco la stessa cosa di sinonimi. Eraclito sostenne a grandi linee dei concetti dicotomici di natura duale ineluttabile, per esempio se c'è la normalità c'è anche la pazzia e viceversa, e lo la fanno studiare a scuola, pensate che roba, traslando la stronzata di Eraclito da scoperta dell'acqua calda, eureka, 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 e via peraltro Archimede, e il teorema di Pitagora, e Paolo a Pitagora, i pugni in tasca, e questo è una sfera, di pugnoni, ma si fa le pugnette, perché... Prima d'allora di incontrare Catwoman, se c'è un Batman depresso cronico da pastiglie crono, anche strafatto di artificiale droga, c'è per forza un'impasticata che vorrà imboccarselo, ogni giorno, ogni notte e ogni orgia. No, scusate ora. Per una penetrazione, diciamo, psico-fisica, carnale, di rapporto non solo sessuale, bensì che ficcata, ficcata, no, sfogante ogni frustrazione della nostra triste e inesorabile condizione umana, imbattibile, assai grave e inguaribile. Altro essendo un uomo. Concludiamo così.
Quando meno ve l'aspetterete, divento Birdman. Finisco con la mia imprevedibile virtù dell'ignoranza nel Batman di Tim Burton, beh, Michael Keaton, e ovviamente anche in Birdman. Nel Batman di Tim Burton c'è Jack Nicholson, protagonista di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Cuculo? Cuculo. In cui furono presenti anche Danny DeVito, il pinguino, e Christopher Lloyd, quello di Ritorno al Futuro, Doc. Perché Doc? Ah, sta per dottore, non per disturbo ossessivo compulsivo. Lloyd recitò con Keaton in Quattro pazzi in libertà. Dunque, se mi risultate pazzo, prima datevi una calmata, assumete un tranquillante, o in casi gravi un neurolettico, fatevi una cultura, non solo cinematografica, perché altrimenti vi dimostrerò di esserlo sul serio. Why so serious? Ok, ciao.